Come te l'ha raccontato? Non tanto il personaggio, ma la proposta, dai. La proposta è stata, diciamo, come veramente un attore sa fare, nel senso è stata un'apertura, ma come dire, vuoi fare un viaggio con me, vuoi vivere questa avventura con me, un film, un'avventura. E quindi mi sono sentito subito accolto. Un attore ha bisogno di sentirsi accolto, ha bisogno di non sentirsi mai giudicato, sempre accolto, perché comunque un attore in qualche modo dà la sua anima, dà la sua nudità, e noi siamo in grado di dare la nostra anima, la nostra nudità solo a chi ci protegge, non a chi eventualmente potrebbe giudicarci, no? Quindi Michele è stato assolutamente accogliente. E poi mi ha parlato di questo personaggio, me ne ha parlato come se potessi essere solo io a interpretarlo, e anche questo ha reso, diciamo, l'avventura entusiasmante, perché in questa avventura era necessario che ci fossi io, e quindi questo ti responsabilizza tantissimo e ti porta, come dire, a dare il meglio di te. Per quanto riguarda poi la natura del personaggio che ho interpretato, gli attori hanno, è un mestiere bellissimo quello dell'attore, perché gli attori in qualche modo, come psicanalisti, devono sospendere il giudizio, non possono giudicare i loro personaggi. Un attore deve guardare il proprio personaggio sempre alla luce delle sue motivazioni, non può dire questo è uno stronzo, e non potresti mai interpretare un personaggio pensando questo è uno stronzo, tu lo devi comprendere, lo devi accogliere. Quindi io ho fatto questo personaggio con tutte le buone intenzioni, sono stato dalla sua parte, mi sembrava che lui avesse ragione, poi ho visto il film e ho capito che in qualche modo era uno stronzo. L'ho capito dopo, perché se è vero che questa ragazza in questo film ha bisogno in qualche modo, come dire, di in qualche modo modificare la propria vita per vivere meglio, è anche vero che non la si può giudicare, non la si può manipolare, non si può pensare di precettarla. Bisogna accogliere le persone, bisogna dare forse anche l'esempio, piuttosto che mettersi dietro una cattedra e dire si fa così, si fa così, si fa così. E Bruno in realtà fa il professore universitario, può fare anche un po' il professore con lei, e questo è il suo grande errore. E quindi ho capito che tutte le donne alla fine della proiezione dicevano certo che sei veramente uno stronzo in questo film. È stata, diciamo, un'avventura bella anche per questo, perché alla fine ho scoperto la natura del mio personaggio solo alla fine, dopo averlo però affrontato, diciamo, cercando in qualche modo di giustificarlo, cercando di sposare le sue motivazioni. E quindi in questo modo è venuto fuori forse quel Bruno che dice Michaela, empatico, perché io non l'ho mai giudicato, sono stato dalla sua parte, però era la parte sbagliata. Ed è stato... Ed è stato il personaggio più difficile da scrivere, perché in qualche modo all'inizio doveva trarre in inganno lo spettatore, no? Per un attimo lo spettatore deve pensare... ma in effetti Bruno ha ragione, i due genitori sono due pazzi, però nel momento in cui lei ha veramente bisogno di Bruno, Bruno l'abbandona, non la prende per mano e le dice: Desiree, ti porto io in clinica con tuo fratello, ti aiuto io. Nel frattempo lui si sta ricostruendo una vita con un'altra donna ancora più giovane di Desiree, quindi era molto difficile e sottile da scrivere. E piano piano è uscito fuori, però è uscito fuori grazie a Sergio, che è riuscito a scavare tanto in quel personaggio, a portare grazia, ma allo stesso tempo a portare anche quel professore, a portarsi dietro tutta quella cattedra che lui appunto lo inquadriamo in una scena in questa università, quindi a puntare sempre il dito sul personaggio di Desiree e sui suoi genitori. E Sergio abbiamo fatto forse una lettura e ha fatto tutto lui, l'ha subito capito ed era un personaggio difficilissimo a mio avviso. Poi lei del programma, se non ricordo bene la battuta, che cammina sempre davanti a te. Eh? Sì, che cammina sempre davanti a lui, perché non è il tipo che apre le porte e la fa andare avanti e la fa camminare avanti, oppure apre lo sportello della macchina, no, perché Bruno in questo non ci pensa. Bruno la bullizza molto e per alimentare il suo ego, e quindi lui
più la bullizza e più si sente importante. In questo modo però riesce a spremere Desiree e a renderla alcolista, a renderla sola, a renderla anche indifesa. E Desiree riesce a salvare suo fratello perché ha un forte istinto animale, una grande forza interiore, perché Bruno sicuramente la indebolisce man mano nel corso del film. Poi già lei parte da una base, insomma, viene dalla nascita, che viene bullizzata, vessata dai genitori, quindi è facilissimo buttare Desiree a terra, al tappeto, però alla fine non ce la fa. Si accascia al treno, starà aspettando sicuramente il treno buono, ma sta bene secondo me.